state fatte dell'acqua da parte dell'ARPA Emilia Romagna e devo dire che sono ottime. Quindi sono stati fatti proprio dei prelievi qui a Piacenza, a diversi livelli di profondità del fiume, sia in superficie che a 1 e 2 metri di profondità, e sono buone, sono comunque nell'ambito dei parametri previsti anche per l'utilizzo come potabilizzazione dell'acqua. A valle dell'Isola Serafini sono ancora migliori, quindi possiamo dire che per il momento siamo riusciti a contenere bene questo rischio di inquinamento, soprattutto per quello che era il problema principale, quindi la possibilità di avere acqua che non fosse contaminata. Adesso continuiamo a lavorare, adesso vado a Milano dove ho una riunione con il Presidente della Regione, i Presidenti delle Province e domani faccio Ferrara e Rovigo. Comunque la situazione è assolutamente sotto controllo. Parlando ancora di tempi, lei è intervenuto quando l'hanno avvertita, diciamo, le autorità locali. La Protezione Civile Nazionale in, diciamo, emergenze come queste, il ruolo del suo intervento è solo quando viene chiamata dai locali? Certo, è un ruolo di sussidiarietà, sono gli enti locali che intervengono, poi se lo ritengono ci chiamano, noi non abbiamo mai interesse a fare invasioni di campo, ma quando serve, come si è visto, siamo sempre a disposizione. Sono stato chiamato dal Presidente della Provincia di Piacenza, dal Sindaco di Piacenza, mi sono sentito col Presidente della Regione Emilia Romagna, poi ho sentito ovviamente anche Lombardia e Veneto e poi sono venuto. Mi pare che siamo arrivati in tempo utile per garantire quel coordinamento che ci permette di essere molto più tranquilli per il futuro. Buon lavoro.